Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Io sono qui quest'oggi ed è... Scusate, ho la sindrome di... Oggi è domenica 3 novembre, no scusate, è domenica 3 luglio e io sono qui ad annunciarvi una cosa che... Sabato 30 luglio, dopo un bel po' di tempo, torno ad organizzare un raduno. Raduno a Firenze, sabato 30 luglio. Avete capito bene? Sabato 30 luglio. Organizzare un raduno non consiste in realtà in nient'altro che decidere la data, perché poi che cos'è questo raduno? È incontrarci di persona o rincontrarci di persona, se già l'abbiamo fatto, chiacchierare, parlare di vita, ridere insieme, fare una passeggiata e magari mangiarci una pizza. Quindi se volete trascorrere una giornata insieme a me e agli altri che bazzicolano su questo canale, bazzicolano è romagnolo o è internazionale? Bazzicolano vuol dire si trastullano, passano, passeggiano, vivono qualche momento della loro giornata e della loro vita sotto i miei video. Bene, se vogliamo incontrarci, sabato 30 luglio questa opportunità a Firenze. Poi man mano che si avvicinerà la data vi dirò l'orario, ora un po' presto, comunque indicativamente io direi attorno alle 13:14, 14:30 dopo pranzo, così c'è il tempo per arrivare fino alla sera, fino alle 21:22, il tempo di mangiarsi anche una bella pizza insieme, una bella pizza. E che cosa volevo dire? Anche che non mi ricordo, volevo dire un'altra cosa importante ma mi sono dimenticato. Niente, se volete venire scrivetemi in privato e ditemelo, guarda io ci sarò. Chiaramente è un raduno per quelli che sono di Firenze, perché chiaramente per loro è comodissimo, ma anche per quelli di altre città limitrofe o anche quelli di altre regioni. Manca circa un mese, avete tempo per organizzarvi. Sappiate, sabato, attorno all'ora di pranzo, dopo pranzo, ci troviamo lì fino alla sera. Va bene? Se ce la fate, se riuscite a organizzarvi, andiamo lì, ci possiamo mangiare in compagnia per fare amicizia, per richiacchierare insieme e parlare magari di vita, parlare di questo mondo e anche per ridere e scherzare. Leggerezza e profondità. Leggerezza e profondità. Sabato 30 luglio. Però ci tengo, se venite, scrivetemelo in privato, va bene? O se no mi rispondete anche al sondaggio qui, dai. Sono sicuro che chi si è visto il video tutto, non è neanche tanto lungo, è arrivato fin qui, no? O rispondete al sondaggio e mettete sì ci sarò o no non ci sarò. Lo volete, me lo volete dire, sì o no, venite o non venite. Poi, sempre... E nell'arco di questo 2022 vedrò di organizzare anche un altro raduno, ma poi vi saprò dire. Però, dato che è da tempo, forse più di 2 anni, se non 3, che non organizzo raduni, venite. Però sono conscio anche che è da tanto tempo che non li faccio questi raduni, sono conscio anche che è estate piena e quindi probabilmente non saremo in tanti, ma questo è un bene. Meno dispersione, qualità, possibilità di qualcosa di intimo, quindi va benissimo, si farà anche se saremo solamente in 4, in 5, in 6, in 7, anzi devo dirvi che io sono introverso oltre che timido, oltre che tendenzialmente asociale, quindi non è che se ci sono 35 persone io esulto, dico che bello 30, io in cuor mio è un segreto, non dico a nessuno, però anche tutti gli altri raduni che ho fatto, ho sempre sperato, speriamo che venga meno gente possibile, ma non perché se ce ne sono di più poi mamma mia che due palle, evito anche lui, tutti questi 30, ovviamente poi quando sono lì è un piacere, però comunque io nei contesti di troppo, diciamo, casino, troppe persone, non mi trovo poi molto a mio agio, anche se vi devo dire che il contesto sociale dei miei raduni è il contesto sociale ampio in cui più mi trovo a mio agio, perché tutti gli altri contesti sociali con più di 3 persone per me sono assolutamente deleteri, per me sono motivo di disagio. Quindi è bello poter organizzare un qualcosa in cui, anche per me, a differenza di altri contesti di socialità, è un piacere
anche per me è un piacere partecipare, anche se sono persone, quelle che vengono alle volte, con cui non ho neanche mai parlato in privato su internet, però sapendo, beh, tu sei venuto qui, magari sei completamente diverso di me, da me caratterialmente, però con qualcosa in comune c'è, se non altro nelle idee, altrimenti non prendi la briga di prendere il treno, il bus e venire lì. E allora è come se ci fosse una sorta di piccolissima, tenue familiarità, pur le differenze. Quindi sabato 30 luglio, in privato, ripetete sia il sondaggio, e sia scrivetemi in privato, guarda, ci sarò, in privato me lo potete dire su Instagram, su Facebook, mi chiamo Enrico Capacci, su Instagram mi chiamo mister.nichilista, e c'è anche il mio numero di WhatsApp pubblico, che è sotto al video. E colgo l'occasione, come sempre, per ripetervi che io ho anche un canale Twitch, Mister Nichilista mi chiamo anche lì, cliccate su follow per seguirmi, e se volete vi potete anche abbonare, costa pochissimo, l'abbonamento è un supporto per me, ma se avete Amazon Prime vi potete anche abbonare gratuitamente, cioè a voi non costa niente, dovete soltanto farvi la piccola fatica di collegare il vostro Amazon Prime al mio canale Twitch, e basta che andate su Twitch, mi seguiate, create un vostro profilo, gratis, come se su YouTube, e cliccate su abbonati, cliccando la voce abbonati con Prime, se ce l'hai, colleghi le due cose, mettendo nome e password di Amazon, e automaticamente sarai abbonato a me, non costa nulla. Che cazzo è un bombo gigante, porca la puttana, porca colpo di scena, amici, che cazzo è quello? Può avvicinarti, inquadrarlo, così magari avete anche come copertina. Assalito da una bestia, scrivo. Ma che bestia, che cos'è? Non è una farfalla? Attenzione, piano, piano. Attenzione, brivido, devo iniziare piano piano perché potrebbe essere. Mamma mia, che cos'è? Un maggiolone forse? Un bombo? Un calabro? È un calabrone? Sì. Ma quello, io sono allergico al calabrone. No, scherzo. No. È un calabrone con le ali blu? Sì. Hanno ali blu i calabroni? Sì. Minchia, un calabrone tenta di uccidermi. Questo no, hanno la bombina. Poi me lo demonetizzano. Vediamo un calabrone. Un calabrone mi attacca. Un calabrone attacca Mister Nichilista. Un calabrone attacca Mister Nichilista. Sarà il titolo di questo video. Che momenti di panico. Nessuno che vedrà questo video poi scoprirà che in realtà il video non era solo per il calabrone in sé, che è il colpo di scena finale, ma una pubblicità legata al venite al mio raduno. E cosa stavo dicendo? Niente. E ricordatevi, se però vi abbonate con Prime al mio canale Twitch gratuitamente, ogni mese di rinnovarlo, perché non è automatico. Ogni mese dovete rifare. Invece chi lo fa a pagamento è automatica la cosa, e potete decidere però quando volete. Con Prime c'è questa particolarità, ogni mese ve lo dovete ricordare, lo dico già chi l'ha fatto. E basta, poi ciò, per chi non è affezzo alla tecnologia, non vuole sperimentare Twitch, ho la mia pagina Patreon, www.patreon.com/misternichilista, primo link in descrizione, nel primo commento basta cliccarci, e sappiate che il vostro supporto mi aiuta a poter sempre di più vivere con quello che faccio, e mi sproverà a fare anche sempre più raduni, perché no? Supportate e venite a Firenze. Speriamo di essere meno di 6 comunque. I miei occhiali anche lo aspettano. Ciao ciao.